Non ci si sente ad essere diventati un meme. Ma no, dai, me la vivo bene, me la vivo bene. E comunque io ricordo, ragazzi, l'insegnamento che Joe ci ha dato nelle due puntate della prima stagione, e invito tutti a risentire, che è negare sempre. Negare sempre qualsiasi cosa. Come ogni giovedì, la Wild Duck Entertainment è lieta di presentarvi Kayak, il podcast della pagaia. Buon giovedì a tutti e bentornati a una nuova strabiliante puntata di Kayak, il podcast della pagaia. Oggi, direttamente dalla Ville Lumière, è con noi, è tornato con noi per un'altra grande puntata, uno dei nostri ospiti più amati è Giovanni De Gennaro. Applauso, applauso, Bella, ciao a tutti. applauso. Ciao Gio, come va? Ma bene, dai, bene, ci stanno avvicinando i giochi, quindi inizia a salire un po' la tensione, ma insomma ci sta, parte del piano. Com'è l'atmosfera a Parigi? L'atmosfera è positiva, mi sembra molto più rilassata tra atleti rispetto a Tokyo. Non so se era per il Covid che magari ci guardavamo un po' uno con l'altro, sai, mantenere distanze, non potevamo praticamente neanche chiacchierare tra un allenamento e l'altro. Quindi una bella atmosfera, per ora ancora tutto tranquillo. Bene, bene. Beh, ancora manca un pochino all'Olimpiade, quindi direi che non è ancora il momento di sentire la tensione, No, non è vero, mancano 30 giorni, inizia alle gare nostre, però ci si inizia a pensare che iniziano ad esserci gli spalti, inizia ad esserci i controlli per entrare a canale in varie zone, quindi inizia un po' a farsi reale, ecco. no? Ma voi resterete a Parigi, cioè, immagino che sia tu, insieme a tutta la squadra, no? Giusto? O sei lì da solo? Sì. No, no, siamo qua con tutta la squadra. Ma e resterete lì fino all'inizio delle gare o ci sarà poi che tornate indietro e ritornate lì? Come siete organizzati? No, torneremo in Italia una settimana, dal 12 al 19. Perché chiudono proprio il canale, devono fare gli ultimi lavori, penso debbano pulire un po' i blocchi, il fondo del canale per renderlo un po' più carino e quindi non sarà possibile allenarsi per una settimana e aspettiamo per rientrare in Italia. Certo. Com'è lì il campo gara? Ti piace? Allora, hanno fatto delle modifiche rispetto all'anno scorso, è diventato un po' più veloce, quindi ti dà sensazioni un po' più positive. Il problema qua è che l'acqua è molto lenta, manca un po' di pendenza, quindi c'è tanta fisicità, cioè bisogna sempre rilanciare la barca e questo ti dà un po' di sensazione di pesantezza se l'acqua non è veloce. Devi cercare sempre di essere più veloce te e questo ti dà un po' un senso di pesantezza. Invece adesso che hanno un po' velocizzato la prima parte, si mantiene un po' più di velocità facilmente. E quindi è un po' più divertente. Bene, bene, dai. E il resto della squadra che dice? Stanno tutti bene, insomma, stanno lavorando bene. Sì, ma mi sembra di sì. Poi è chiaro che siamo abbastanza in carico in questo periodo e quindi le sensazioni magari non sono ottime, però stiamo cercando di fare volume e quindi siamo una squadra forte, quindi cioè, diciamo che nessuno di noi si tira indietro se c'è da caricare e ci sta a non essere al top adesso, ecco. Tu Gio, sei alla terza Olimpiade. Sì. Com'è cambiato il Giovanni in questi 8 anni? Allora ti dico, ogni volta sembra che sia l'ultima, quindi è sempre un approccio come se non ci fosse un domani. Adesso sicuramente, avendo alle spalle già due giochi, un po' di esperienza me la sono fatta. E da questa esperienza sto cercando un po' di vivermela meglio, quindi cercare di non idealizzare troppo la gara e prepararla come se fosse una gara normale. Quindi spero mi possa aiutare un po' il fatto, insomma, di aver già vissuto l'atmosfera, la gente, gli spalti, la pressione, proprio a rendere tutto un po' più naturale, un po' più come sono abituato. Beh, anche questa volta sarai in Europa, quindi vicino a casa. No, questa volta è la prima che sarà in Europa, giù. Sì, questa volta dico sarai in Europa, vicino a casa, dopo essere stato in Brasile, a Tokyo con gli spalti vuoti o senza spalti addirittura. Sì, finalmente
avrò un po' di supporter. Sarà la prima Olimpiade che avrò i miei genitori e i miei amici a vedermi, che è un po' particolare come cosa doverne farne tre, però le condizioni delle scorse edizioni non erano ideali per farne venire i miei genitori né comunque farne venire i miei amici per i costi. Quest'anno invece siamo un bel gruppo, quindi sarà divertente. Ecco, sarà bello condividere comunque l'emozione e la gara, comunque vada un po' con tutti i miei amici che mi hanno sempre supportato e la mia famiglia. E tu sei uno che lo sente il pubblico o te ne frega niente? Ma non lo so, in realtà non lo sento tanto, però mi ricordo tante gare di aver detto mentre scendevo, cavolo, ma che casino che stanno facendo, no? Quindi lo sento di sicuro, però non mi ha mai dato fastidio. Qua sarà un po' diverso perché anche a Rio gli spalti non erano proprio pieni e a Tokyo non c'erano, qui si aspettano 12.000 persone e i biglietti sono praticamente esauriti, quindi sarà una bella atmosfera. Fortunatamente non è il primo giorno di gara, è la mia discesa, quindi spero un po' di abituarmi, magari vedendo le altre categorie e insomma, abituarsi magari no, però neanche rimanere scioccati, insomma, dal baccano. Wow, ma tu farai anche Can Extreme o fai solo, diciamo, come si chiama? Classico, Slalom slalom? cross e Slalom. slalom classico, non so, non ha ancora un nome. Dopo tutti questi anni non c'era mai stato bisogno di dargli un nome, era slalom. E sì, faccio anche slalom cross che sarà dopo la gara, proprio il giorno dopo in realtà, quindi sarà anche quello abbastanza interessante. Faremo la gara, avremo semifinali e finali di slalom normale l'1 agosto e il giorno dopo avremo già le qualifiche del cross. Bene. E come la stai vivendo? Soprattutto il cross, intendo. Guarda, quest'anno è il primo anno che mi son messo un po' più serio a allenarmi perché abbiamo avuto un po' di condizioni favorevoli in Australia soprattutto e anche qua. E allenarsi sta iniziando ad essere divertente. Quando poi fai la gara è un po' più complicato, c'è cioè molta più frustrazione. Cioè in allenamento è anche facile accettare magari un po' la casualità o l'imprevisto. Perché comunque, sai, fai un'altra discesa, perdi un round e vinci un altro, e vabbè, bene o male te la porti a casa. Invece in gara, se perdi un round, sei fuori, quindi è un po' più difficile da digerire. Però si sta sviluppando una tecnica, una strategia. Inizia a essere un po' più serio, ecco, un po' sempre meno al Sta caso. diventando una gara. Sta diventando uno Sì, sport sì. vero. Sì, esatto. Sta Ah, però diventando più bello. serio. Secondo me servirebbe ancora qualche anno perché, per esempio, io non ho ancora le protezioni e penso siano invece una cosa che si andrà a migliorare nel corso degli anni. E quindi, insomma, siamo ancora un po' lanciati nella mischia, ma secondo me tra qualche anno sarà sempre più stabile e sempre più sicuro. Ah. Ma invece domanda curiosità più mia forse che di altri, ma tipo da noi nella città rumors di corridoio dicono che forse ci saranno ulteriori cambiamenti alle specialità olimpiche. Da voi sono previsti altre cose o no? Allora, da noi non sono previsti cambiamenti nelle discipline olimpiche. So che dall'anno prossimo saranno introdotti lo slalom sprint, ovvero sarà una discesa di slalom, però accorciata, quello slalom diciamo classico, e sarà aggiunta una medaglia allo slalom cross anche nella prova individuale. Però questo solo a livello di Coppa del Mondo, europei e mondiali, quindi avremo due medaglie in più, ma che io sappia, a livello olimpico non c'è nessuna né proposta né che io sappia, insomma. Anzi, a dire il vero, questa la sappiamo più da rumors di corridoio, dagli allenatori, ma noi atleti non è stato ancora comunicato niente. Però ci hanno già fatto capire, insomma, che ci saranno dei cambiamenti, sì. Chissà, boh, io non capisco questi cambiamenti, questa volontà di cambiare è una cosa che sta benissimo. Vabbè. A me non piace tanto l'idea che il cambiamento non arrivi mai dagli atleti, perché
questo discorso dello slalom short, appunto, che sarebbe un slalom classico più corto, è un'idea che avevamo avanzato ben prima del cross. E, secondo me sarebbe stato forse meglio ascoltare gli atleti e piuttosto che aggiungere lo slalom cross, magari chiedere agli atleti cosa preferite fare e penso che tutti avremmo votato per fare questo short slalom perché ha gli stessi materiali, non hai contatto fisico e è più in linea, insomma, con lo sport che abbiamo scelto di praticare. E invece tutti questi cambiamenti arrivano dall'alto e a noi non viene neanche chiesto, insomma, cosa ne pensiamo. E questo un po', secondo me, dà fastidio e penso anche sia sbagliato. Assolutamente. Ma invece in merito a questa cosa dello slalom short, cioè quanto farebbe la differenza avere una gara più corta? Cioè, da voi la gara dura circa 90 secondi, giusto? 90 o un Sì, minuto, cioè 90-100 secondi. 90, anche un po' più corta adesso, si sta già accorciando 80-90 secondi. Cambia più che altro a livello di tattica, perché essendo una cosa che nasce da zero come lo slalom cross, non ci saranno subito degli specialisti, quindi saremo comunque noi slalomisti a piano piano spostarci e allenare anche quella cosa lì. Sì, sicuramente saranno da fare degli adattamenti. L'unica cosa che secondo me sarà da prendere anche in considerazione è che inizieremo ad avere quattro gare. Quindi passare da una a due è stato molto tosto. Passare da due a quattro, bisognerà fare degli adattamenti sicuramente nell'allenamento e anche valutare se ha senso andare a fare tutte e quattro le discipline, contando che comunque una è rischiosa perché lo slalom cross, quando c'è il testa a testa, è rischiosa perché se uno ti prende rischi di saltare anche il weekend. È Quindi per quello vedere che se ha ve la fanno senso fare fare. per ultima, in Sì. caso di morti o feriti. Quindi dovremmo valutare se farle tutte e quattro o se farne solo tre o se farne solo due. Però ti dico, il problema è che lo sapremo. Se lo sapremo a settembre, a fine stagione, a ottobre, se andrà in porto tutto questo progetto o no. Senti, ma vogliamo un attimo lo sguardo al passato recente. Com'è andata la tua stagione fino a questo momento? La mia stagione è andata molto bene, sono molto contento. Ho fatto un po' di cambiamenti rispetto all'anno scorso e sembra insomma stiano pagando, soprattutto sulla continuità e sul mantenere il picco di forma. Non ho avuto un grosso calo dopo gli europei, sono andati bene, era l'obiettivo, diciamo, della prima parte di stagione, li ho vinti, è andata bene così. Poi in Coppa del Mondo avrei dovuto ricaricare un po', comunque le due tappe sono andate molto bene. La prima ho preso finale, ho fatto il miglior tempo, ma ho saltato una porta e Sì, la è seconda l'ho vinta. famosissima quell'intervista, cioè praticamente è un meme vivente. È stata brutta. Cioè, allora ti Hai dico, avuto io una sono reazione contento. da signore, devo dire. Grazie, no, sono contento sia andata così perché mi ha comunque dato uno spunto di miglioramento prima dei giochi. E quindi va bene, è andata così positivo. Non mi cambia la vita una vittoria in coppa, ma forse mi può cambiare la vita aver fatto tesoro del fatto che non prendersi quei rischi dopo un errore o dopo un'imprecisione può portare comunque a vincere. Poi quel 50 lì è abbastanza dubbio, ci stava a darmelo perché il criterio della finale è stato quello: tutti i passaggi dubbi o veramente al limite sono stati puniti alla stessa maniera. Chiaro, poi potevano aspettare magari un minuto in più a fare l'intervista, non costava niente, però non è colpa di nessuno. Sappiamo che i tempi, insomma, televisivi sono quelli, quindi ci sta. E ci si sente ad essere diventati un meme. Ma no, dai, me la vivo bene, me la vivo bene. E comunque io ricordo, ragazzi, l'insegnamento che Joe ci ha dato nelle due puntate della prima stagione, che invito tutti a risentire, che è negare sempre. Negare No, sempre qualsiasi cosa. poi però quando te lo danno ci sta a metterlo, ti dico. Quindi alla fine a volte va bene, a volte va male, è andata così. Ci sta. Ma il tuo approccio, com'è cambiato il tuo approccio, diciamo, nelle varie Olimpiadi, no? Come se c'è stato un cambiamento che magari tu hai riscontrato, cioè quanto di questo, sicuramente ci saranno stati dei cambiamenti, quanti di questi cambiamenti pensi siano stati involontari? E quanti volontari, cioè quanta dose di vecchiaia barra esperienza c'è, quanta dose di
voler cambiare delle cose c'è. Ma guarda, ti dico, a livello il cambiamento grosso c'è stato tra la prima e la seconda, nel senso che nella prima non mi giocavo, secondo me, una medaglia, quindi sono andato un po' più all'arrembaggio, un po' più lanciato, sai, dici non ho niente da perdere e così va. Nella seconda già mi sentivo, sapevo che il mio potenziale era la medaglia, quindi le cose sono un po' cambiate. Però l'approccio, secondo me, che ho avuto a Tokyo non era sbagliato. Cioè, sono convinto che, come in questo caso, per preparare Parigi, l'Olimpiade debba essere preparata come ogni altra gara. Quindi non fare niente di più, niente di meno di quello che si fa per preparare un mondiale, un europeo. E tutta la pressione che c'è intorno, alla fine, è molto negativa e anche creata dagli altri, perché poi se vai a analizzare la gara è quello che fai sempre, tutti i giorni, devi solo fare il percorso e portarlo a casa. Quindi tutto quello che ci si crea attorno è creato o da me o comunque dalla pressione esterna. E secondo me cercare di trattare la gara come se fosse una gara normale è la chiave giusta. A Tokyo non sono riuscito. E qua sto però continuando con questo approccio, cioè non è l'1 agosto, non è il momento che devo cambiare la mia vita, ma è semplicemente un giorno in cui devo fare quello che so fare, insomma, cercare di fare quello che so fare al meglio. Certo, e non voglio insistere su questa cosa se non vuoi rispondere tranquillo, ma pensi, cioè, quanto pensi che possa incidere la vecchia Olimpiade il giorno dell'eventuale finale, insomma, il giorno delle gare, quanto pensi che, cioè, se, pensi che potrebbe incidere sul tuo stato mentale, insomma, sul tuo Sì, contesto, ho insomma. capito cosa intendi, non lo so, perché cioè, non vi nego, non posso negare che il mio obiettivo in tutti questi anni è sempre stato quello di portare a casa una medaglia alle Olimpiadi, quindi aver sprecato veramente in malo modo un'occasione a Tokyo mi pesa e mi ha pesato anche tutti questi anni. Detto questo, dovrò essere forte e dire se capiterà di essere in finale, se capiterà di essere competitivo, devo semplicemente cercare di rimanere lì e non farmi trasportare da pensieri passati, futuri o emozioni, ma cercare di semplicemente concentrarmi su quello che ho davanti e svolgere semplicemente svolgere il compito, ecco. Sì. Io, vabbè, scusa, io, cioè, ovviamente da atleta che vive queste cose, a me piace sempre, io con Giovanni ogni volta che ci incontriamo parliamo sempre di queste cose perché lo reputo un atleta, forse uno dei migliori atleti che in Italia ci siano mai stati. E io penso che la capacità di un atleta qualsiasi di sbagliare e non dico tornare sui suoi passi, però sbagliare, riprovarci e riuscirci è veramente, secondo me, ammirevole. Quindi io penso che se dovesse succedere, ovviamente non voglio, insomma, essere, sai, scaramanzie e cose, Sì, però tocchiamo ferro. tocchiamo ferro, se dovesse succedere, io penso che renderebbe il risultato ancora più clamoroso e ancora più gratificante per tutti, insomma, per tutto il movimento, per lui soprattutto, perché veramente, come è successo con Carlo Tacchini, riuscire a rialzarsi e andare avanti e avere quella maturità di, insomma, di prendere il coraggio a due mani, dire ci riprovo, secondo me è una roba incredibile, una roba che No, veramente. ti ringrazio, ma ti dico anche che è una cosa, secondo me, fondamentale una cosa fondamentale che mi sono detto comunque in questi anni per riprendere, insomma, a spingere al massimo, è che se mai comunque dovesse anche andare male, semplicemente sarà una gara e basta e comunque non cambierà quello che sto facendo. Sono orgoglioso comunque del livello a cui sono arrivato e sto pagaiando. Comunque vada, se va bene, sarò sicuramente felice, ma anche nel caso non dovesse arrivare mai una medaglia olimpica, il lavoro che ho fatto è stato comunque talmente positivo e talmente gratificante la crescita che ho avuto che va bene così, capito? Sì. Quindi Grande Gio.
Assolutamente. Ci sta e basta. Se non deve essere, non sarà, ma comunque nessuno mi toglierà mai tutto il percorso, ecco. No, no, sono d'accordissimo. Io non penso che la medaglia aggiungerebbe, cioè, come dire, non penso che la medaglia ti identifichi come atleta. Io penso che tu sia e resterai sempre comunque, come scrive Marta Bertoncelli, il GOAT. E non penso che la medaglia, cioè la medaglia non farebbe altro che aggiungere lustro a una carriera che già, che non ha bisogno di ulteriore, cioè nel senso che è già top così, quindi. No, no, ma guarda, io sono davvero. Cioè, già essere qua di nuovo, comunque giocarmi un'Olimpiade non è. Cioè, io ti dico, la prima cosa che ho pensato dopo Rio, la finale di Rio che ho scazzato, ho detto, chissà se avrò mai un'altra occasione di essere qua, no? Di potermi giocare qualcosa a questo livello. Ne ho avute tante, e quindi alcune sono anche andate bene. E detto questo, dai, cioè, comunque non si parte né sconfitti né vittoriosi, insomma. Ti sto Dai, lavorando bene, via. dai, dai, noi dal 27 luglio in avanti saremo davanti alla TV a fare il tifo per te, Joe, e per tutta la nazionale. Assolutamente. Grazie, grazie mille. E direi che abbiamo stressato abbastanza il buon Possiamo Giovanni, lasciarlo in pace possiamo adesso. lasciarlo in pace, ma Avevamo molte avevamo domande. molte domande da farti, ma Ma non te le non avevamo faremo. molte domande. E passiamo la palla al Giappo, che ci dice che cosa ha imparato oggi. Oggi è stata una Allora, puntata proprio una puntata filosofica. Cioè. filosofica, però Sono io andati pesanti oggi. quello che mi porta a casa e che ho imparato è che lo slalom cross non è uno sport brutto, ma è uno sport giovane che ha saltato le tappe. È molto pericoloso. È molto pericoloso. Bene, Grazie, Gio. grazie Gio, Grazie a voi. veramente, è sempre bello averti con noi È stato un e ti piacere. rinnoviamo l'in bocca al lupo per futuri avvenimenti. E Viva il lupo! niente, noi ringraziamo tutti quanti per averci ascoltato e ci vediamo il prossimo giovedì. Un abbraccio. Ciao. 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 Hai appena ascoltato Kayak, il podcast della pagaia, una produzione Wild Duck Entertainment.